Siamo giunti alla terza puntata dell'Appetito Viene Parlando con Cristina Azzilli del ristorante Genovini. Il tema di oggi sono i piatti di questo ristorante storico ormai in San Miniato. Sì. Uno dei primi ristoranti, dei primi ristoranti che ha usato il tartufo. Sì. Di tutti i generi. Sì. Visto che parliamo di tartufo tutto l'anno, usate il bianco, il marzuolo e usate il nero naturalmente. Sì. E qual è il piatto simbolo? Il nostro piatto simbolo caratteristico è la stracciatella al tartufo. Come la prepariamo? Mm. Allora, qui vedo innanzitutto qualcosa che fuma. Che odora anche, certo. Ma non sentono purtroppo. Abbiamo la nostra gallina. Quindi un buon brodo di gallina. Sì. Quindi una buona stracciatella viene fatta con un buon brodo di gallina. Di gallina. Quindi e abbiamo con le verdure, cipolla. Cipolla, carota. Allora, quanto lo facciamo cuocere questo brodo? Anche 6 ore. La gallina sì. È un animale che ha vissuto molto, quindi sì. La carne è piuttosto coriacea. Sì, sì. E quindi c'è più bolle. Più cuoce, più bolle, più è buono e saporito. Questo piatto, che non è toscano, perché nasce la stracciatella, nasce più nel centro Italia, sì. In Italia, a Roma. Sì. Com'è che è giunto qua? Alla romana, infatti, come denominata, no? La mamma della mia mamma, giusto? Era la cuoca del prete, del parroco di allora, e in campagna usava, quando c'erano le feste, le comunioni, i matrimoni soprattutto, il parroco alle famiglie contadine offriva il pranzo e la stracciatella era il primo piatto che veniva offerto e che i commensali mangiavano in quanto piatto ricco di proteine, perché composto da uova, formaggio e appunto brodo di gallina. Certo. E chi è stato poi aggiungere il tartufo? Il tartufo l'ha aggiunto il mio papà. Ecco. Dino. Sì. Il diciamo gestore per tantissimi anni di questo ristorante. Sì, insieme alla mia mamma, certo. Francesca. Sì. E questa stracciatella è diventata poi famosa, tanto sì. Che è stata portata in giro per il mondo da tuo padre. Sì, sì, è stato diciamo uno fra i primi cuochi, perché all'epoca si chiamavano ancora cuochi. Che ha portato la stracciatella e il tartufo di San Miniato nel mondo. Questo tartufo, mi dicevi, diciamo, viene usato nella stracciatella nelle 3 versioni, quindi sì. Viene usata sia il tartufo bianco pregiato, che il marzuolo, che il nero estivo. Sì. Quindi oggi abbiamo il marzuolo. Marzuolo. Il marzuolo che abbineremo con questa stupenda stracciatella. Allora, partiamo da un buon brodo e poi come andiamo avanti? Poi andiamo avanti con questo impasto fatto con parmigiano e uova semplice. Quindi la tradizionale stracciatella sì. Alla romana, diciamo. Esatto. Ok. Sì, sì, sì. Il brodo naturalmente viene filtrato, rimesso a bollire, versiamo l'impasto. C'è una quantità precisa oppure no? No, io vado a sentimento. Ah, bello, questo andare a sentimento è stupendo. Anche perché vai a esperienza, diciamo. Vado a esperienza, infatti. Perfetto. Volevo dire, ormai un pochino di occhio c'è. Però poi non è come in pasticceria che le dosi devono essere precise. Certo. Qui ci si può anche permettere di andare a occhio. Esatto. Allora, l'impasto è piuttosto compatto. Perché metti molto parmigiano sul buono. Sì, sì, sì. Quindi la nota del parmigiano lo si deve sentire. Sì. Poi lo versiamo nel brodo e aspettiamo che il brodo riprenda il bollore girandolo continuamente, perché se non si attacca, se si attacca poi va buttato via tutto. Il parmigiano è fondamentale, anche perché sì. Si sposa benissimo col tartufo, cioè tutti i formaggi si sposano perfettamente col tartufo, quindi a maggior ragione il parmigiano, che è un formaggio bello sapido. Il brodo fa la differenza, cioè avere un buon brodo di gallina fa veramente la differenza. Sì. Questo è un piatto preferito, cioè di solito lo usate in inverno, primavera, autunno. Sì, no, ci sono anche dei coraggiosi che gradiscono anche l'estate. Col tartufo. Col tartufo nero, come scorso. Basta che raggiunga l'ebollizione, l'uovo cuoce. L'uovo cuoce e si forma una massa soffice, un po' come se fosse neve appena scesa dal cielo. C'ha questa consistenza. Questo aspetto romantico interessante, perché sì. La neve, quindi quando fa la neve è pronta. Sì. Okay. Poi la neve viene spolverata con tartufo ulteriormente. Molto tartufo.
e ti dice di tuo padre è andato dove ha portato questa stracciatella. Babbo è stato in Russia, Mosca è stato a Miami, più volte, è stato a Bruxelles, in varie parti d'Italia anche. Ma possiamo dire che è il piatto simbolo per la promozione del tartufo in San Miniapolo? Sì. Questo? Sì, è il piatto simbolo, perché forse quello... Non lo so. Ma io direi sì. Sì, perché tagliolini al tartufo per un male ce l'hanno già, mentre la stracciatella... Sì. O comunque i tagliolini sono un piatto abbastanza comune. Infatti. Quindi, mentre la stracciatella bisogna questo venire a cenare. Questo è il nostro. Ho capito. Tutti lo sanno fare probabilmente, però hanno tutti molto rispetto di quello che è stato mio babbo e della persona che è la mia mamma, e quindi non ci copiano. Sì. Ormai avete il copyright, sì. Un marchio di fabbrica. No, i ristoratori sanminatesi hanno molto questo rispetto. Sì. Siamo giunti all'impiattamento, quindi abbiamo cucinato la nostra stracciatella, sì. L'abbiamo fatta bollire, sì. Come andiamo avanti? Allora, adesso diamo una giratina con la frusta, perché nel frattempo potrebbero esserci formati dei grumi, quindi sciogliamo e poi semplicemente il piatto, dosando bene brodo e impasto, deve essere equa. A grattugiare il tartufo marzuolo, che vedete qua, debitamente pulito, perfettamente, e grattugiato. Continuiamo questa visita storica a, sì, Genovini con Francesca, che è appoggiata a una alla cucina. Una cucina che ha ben 52 anni. Quante stracciatelle sono state cotte? Tante. Quanti tartufi, sì, ha visto? Tanti. E quanti conigli ripieni? Come ho questo? Fatto, come questo. Ora no, mi gira più le mani. Ma abbiamo Alice, la tua, sì, aiutante, sì, la nuova, sì, generazione. Sì. Sì, sì. Vicina di casa, che ormai di famiglia. È di famiglia. Allora, come lo facciamo sto coniglio ripieno? Battilo un pochino. Allora, per prima cosa si batte un po' il coniglio, perché, sì, è abbastanza, sì, grande. Sì, sì. Al coniglio è stato naturalmente disossato. Sì. E disossato. Tutti questi conigli li disossavi te? Una volta. Prima no, c'avevo la mia mamma e una signora che stava con me. Ora morte loro e non c'è più nessuno di disossa. E ci vuole tanta pazienza. E ora mi disossa il macellaro, mamma. Ti soddisfa? No. Allora, come mai? Però bisogna, in qualche modo bisogna, sì, fare, sì, se si vuole continuare la tradizione. Poi si sa. Allora, sale. Un po' di sale. Prezzemolo. Prezzemolo. Un altro pochino. Un altro po'. Bene. L'occhio dell'esperta ci serve, sì, altrimenti poi io sa sono stucca, ma e la precisione è fondamentale in cucina, perché così è garanzia, aspetta, di qualità. Però ci metti il prosciutto. Allora, ora andiamo al prosciutto toscano. Sì, ovvio. Quindi delle belle fette di prosciutto. Che storia ha questa ricetta? È sempre stata qui oppure chi l'ha portata? La prima volta si è fatta quando si è aperto il ristorante. È una signora che viene delle Marche. Era cognata di una nostra parente. Lei venne a fare il pranzo di l'apertura del ristorante e ci fece le lasagne e il coniglio ripieno. Quindi questo piatto è qui dalla... primo giorno dell'apertura del ristorante, sì, di 1968. Allora abbiamo messo il prosciutto toscano, poi? E poi tu metti l'uova. L'uova, soltanto il tuorlo. Il tuorlo dell'uovo, sì, quindi si restano le uova, si prende il tuorlo. Poi le carote e il fegato fatto a fettine. Il fegato del coniglio che ritorna nel coniglio. Sì. Ok. Manca nulla? Abbiamo finito? Un po' di burro. Il burro? Sì. Un pochino di burro. Ora va chiuso anche. Oh, eccoci qua. Quindi il coniglio non viene
diciamo arrotolato per lungo, ma per largo, sì, giusto? Perché altrimenti viene un mega coniglio troppo lungo e le fette troppo piccole. Invece in questo modo si riesce a ottenere un bel involtino che darà delle fette di una certa dimensione. Il strinto, tiro qua. Poi si lega. E poi lo leghiamo. Con lo spago. Se legato male. È la fine. E così si conclude la preparazione. E poi dobbiamo cuocerlo. Come lo cuociamo? Nel forno lì. Ah, nel forno sotto la stufa di 50 anni fa? Sì. Perfetto, quindi è un forno a gas. No, questo è a legna, Questo è addirittura a legna? Ah, e allora non lavora anche a accendere la stufa? Beh. E quindi c'è uno spazio per mettere la legna? Sì. E quanto tempo ci vuole per avere il forno pronto? Questo qui per avere il forno pronto, bello, un'ora e mezzo di certo. Un'ora e mezzo? E poi ci si mettono dentro. E bisogna girarlo spesso, penso. Sì. Perché il calore viene dal basso, Sì. Quindi bisogna girarlo spesso. E quanto tempo ci vuole? Un'ora e mezzo, anticipi, sì. Un'ora e mezzo circa, sì. E poi è pronto per essere servito. Va fatto raffreddare, perché il coniglio oggi si indrossa, si lava e si mette a sgondare, a asciugare bene. Domani si farcisce, sì, si riempie e domani l'altro si cuoce e il giorno dopo si taglia. Si consuma. Sì. Quindi è una preparazione lunga 4 giorni. Sì, sì. Perché le cose in fretta si fanno male quando si parla di tradizione. I tempi non mancavano, magari mancava il mangiare, ma i tempi c'erano. Sì, sì. Okay. Grazie mille e poi a questo punto passiamo alla cottura e vediamo il risultato finale, giusto? Ma stasera? Ce l'abbiamo già. Ah, ce la diamo là. Tra Alice, collaboratrice qui a Angelorini, sì, sì. Dopo 4 giorni abbiamo il nostro coniglio ripieno cotto e ben raffreddato, perché altrimenti si taglia male. Quindi lo prendiamo. Quindi si vede sia le carote, sia il torro dell'uovo, il prezzemolo. Si rompe un po' perché ma è bello, sì. Quello, cioè, è farcito, quindi sì. L'importante è la qualità del prodotto quando giusto. Si va a assaggiare, poi anche la rusticità, perché sì. Se fosse perfetto potrebbe significare che ci sono degli ingredienti che non dovrebbero esserci, perché sì. Adesso ci sono delle sostanze anche per sì. Tenere insieme la carne, sì. Qui invece non c'è assolutamente niente. No. Poi ci mettiamo un po' di olio e del sughetto della sua cottura e un pochino di prezzemolo e poi il tartufo di stagione e il tartufo al marzuolo, che come vedete è un tartufo di piccole dimensioni che ha una caratteristica peculiare, quella di questo aroma intenso e particolare, e che è buono sia crudo che cotto. Ecco la nostra pietanza, quindi riepiloghiamo, coniglio ripieno cotto al forno e il tartufo marzuolo. Grazie Alice. Vi prego. Siamo in sala, nella sala del ristorante Gelodini, e con me c'è Mattia Nannetti. Ciao, che fornitore ufficiale della casa, diciamo. Gazzarini Tattoo, sì. Qui a 500 metri c'è il vostro laboratorio, sì, che raccoglie tartufi della zona del Saminiatese. Delle colline Saminiatese, sì, esatto. E quindi voi siete da sempre fornitori dell'azienda Gelodini? Sì, proprio come diceva Cristina, fin dal 1960, quando ha aperto appunto il ristorante. Essendo appunto proprio qui vicini a un passo da noi, il mio nonno, appunto Ferruccio Gazzarini, proprio in collaborazione anche con Dino, insomma insieme hanno iniziato quindi a cucinare, quindi uno forniva, magari gli insegnava anche qualche trucco per cucinare il tartufo, e l'altro appunto ha dato pregio al tartufo di San Miniato. Lui nel 1885, già alla fine del 1800, inizi del primo Novecento, quindi proprio giovane, iniziò appunto a commerciare. Ma non a cercare?
No, 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 lui commerciava. Ah, quindi lui raccoglieva dai tartufai i tartufi e li spediva in modo. Ah, no, aveva una fornace e commerciava anche con appunto il nord Italia. Intraprese appunto questi rapporti con anche le altre regioni e anche con l'altra Italia. E quindi capì che appunto c'era questo da noi, questo prodotto, di cui le colline seminatesi sono ricche, e iniziò appunto a portare i tartufi anche fuori la nostra Ma regione. Ma come lo spediva? No, no, inizialmente col calesse proprio. Cioè, ma col calesse fino alla stazione. Esatto, poi a un certo punto ho consegnato appunto col calesse di tartufe e poi col treno, e appunto poi anche mio nonno andava col treno in giro per l'Italia. Ma sbaglio lo racchiudeva in questi fazzoletti particolari? Allora, questi fazzoletti particolari è appunto questo fazzoletto blu a righe, è proprio quello cui si conserva bene, rimane asciutto. Poi venivano messi in cesti di vimini e poi cuciti a mano con la stoffa sopra per conservarli. Non c'erano le valigie o cose varie, quindi in cesti di vimini, abbiamo anche nel negozio questi cesti di una volta che cuciti a mano venivano chiusi con delle stoffe per tenerli appunto asciutti. Certo, perché adesso i sistemi sono totalmente diversi, c'è il ghiaccio secco, c'è il polistirolo e si possono spedire i tartufi anche negli Stati Uniti, in Cina. Una volta il massimo era portarli a Torino, a Milano. Esatto, e non subito, nel senso neanche nel giro di un giorno, nel senso magari qualche giorno, mentre adesso insomma riusciamo nel giro di pochi giorni a arrivare anche fuori dall'Europa. Allora, stiamo scoprendo la sala del tuo ristorante, sì, con questa stupenda stracciatella al tartufo che potremo anche assaggiare a questo punto. Allora, buon appetito! Grazie! Il profumo è intenso di tartufo e parmigiano. Sì, ma anche il brodo di gallina ha il suo aroma. Naturalmente il brodo bisogna farlo non troppo sapido, perché con tutto questo formaggio è sapido. Io ne vado matto, perché qui da loro fanno veramente un piatto unico. Ma anche una ricerca particolare sulle uova. In linea di massima cerco di usare le uova di galline allevate a terra. Ah, certo, sì, che sono più saporite. Sì, diciamo. Sì. Anche perché quelle del contadino non si possono usare nei ristoranti. Non si possono usare. Secondo me qui vale anche lo stesso principio appunto dell'uovo al tegamino, cioè l'uovo essendo poroso assorbe il sapore del tartufo, assorbe tutto il suo odore. Quindi anche qui proprio rimane proprio bellino preso l'uovo e quindi lo rilascia poi nel piatto e si sente, anche essendo appunto tartufo marzuolo, non bianco, quello pregiato, ma nonostante tutto è molto buono anche il tartufo marzuolo. Sì, perché marzuolo dobbiamo dire che a differenza del bianco sopporta meglio la cottura. Sì, okay? Sì. Quindi qualsiasi pietanza può essere fatta sia con quello crudo, grattugiato sopra, sì, oppure con quello cotto nel caso del marzuolo. Come vale un po' anche per il tartufo nero poi, no? Sì, è vero. E quindi si sposa perfettamente. Devo dire che insomma la notorietà della stracciatella ha un perché, e il perché si trova qua, diciamo. Ci siamo dimenticati delle bevande. Sì. Allora, sotto tuo consiglio abbiamo scelto questa bollicina di San Miniato. Sì. Questa è una bollicina dell'azienda Cupelli, è l'erede Rosé. È l'unica azienda che fa la spumatizzazione classica qui da noi. Cioè, non avevamo fino a circa, se ben ricordo, 15 anni fa, non avevamo uno spumante metodo classico a San Miniato. Invece la Cupelli ha provveduto a fare questo ottimo prodotto che si sposa perfettamente col tartufo. Sì. Perché il tartufo, bene o male, ha bisogno di un vino prevalentemente bianco, estremamente profumato, in questo caso anche con le bollicine. Che esalta il tartufo. Quindi va un po' in controtendenza rispetto ai vini tradizionali toscani, sono prevalentemente rossi. Esatto. I vignaioli di San Miniato hanno cercato in qualche modo di proporre dei prodotti e poi stessero bene con il prodotto principe della tavola a San Miniato, il tartufo. Questo è un monovitigno 100% canaiolo, rosé. A canaiolo, il rosé lo fanno al canaiolo, mentre il bianco lo fanno con Trebbiano. Ho capito. Un brindisi al tartufo marzuolo di San Miniato e grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Infatti ho qui il nuovo derby di San Miniato promozione. Tartufo tutto l'anno, creato appunto da San Miniato promozione in collaborazione con Terre di Pisa. Tartufo tutto l'anno, il marzuolo. Come vedono i clienti, ristoratori, commercianti questa varietà di tartufo? Allora, sicuramente tartufo tutto l'anno è un obiettivo che è giustissimo perseguire, perché la destocializzazione del tartufo, e quindi fare in modo che il tartufo sia disponibile non solo il bianco, perché poi San Miniato è sì conosciuta per il tartufo bianco, ma ha anche altre varietà di tartufo, ok?
anche il tartufo Mazzolo, il tartufo Scorzone, Stivo, eccetera, quindi sono buonissimi comunque sia anche questi. Prezzo minore, qualità però sempre molto molto buona, quindi andrebbe valorizzato molto di più anche il territorio questo, che può essere appunto fonte di nuovi eventi, nuove fiere, nuovi appunto eventi collaterali e quant'altro. In Italia ci sono 9 varietà di tartufo, in Toscana ne abbiamo 3 che possono essere valorizzate nei vari periodi dell'anno. Un po' tutte e due, sia il ristoratore che lo deve comunque continuare a proporre un po' tutto l'anno, anche con varie ricette, cucinate in vari modi, e poi anche un po' la cultura generale del tartufo o comunque del consumatore finale che pensa che il tartufo sia solo quello bianco, ma in realtà ci sono anche varie tipologie di tartufo. Per esempio Cristina sicuramente lo utilizza nel suo ristorante in Marzuolo. Utilizzo il Marzuolo e anche il bianco pregiato e il nero. Sì, però lei è una cliente privilegiata, ha qui tartufi che si trovano a 100 metri, poi a te come consulente, quindi per forza di cose, poi c'ha una clientela che è abituata anche a questo tartufo. La nostra è una clientela storica, quindi è abituata a mangiare qualsiasi tipo di tartufo durante tutto il periodo dell'anno, perché noi abbiamo sempre promosso sia il bianco pregiato che il Marzuolo che il nero. Devo dire che per quanto riguarda la clientela ci sono molti pregiudizi per assaggiare il tartufo, sia il Marzuolo che il nero, perché come dicevate prima sono tutti affezionati al bianco e probabilmente è stato promosso molto più il bianco in questi anni. E adesso però si stanno affacciando le nuove generazioni che sono più curiose. Molto più curiose. E quindi assaggiano, gli piace. Perché e poi tornano. Perché assaggiano, dico, però è buono anche questo. È una cosa che mi ricordava spesso. Sì. Mi è capitato anche con il nero addirittura di far provare, non dico gratuitamente, però di offrire degli assaggi, perché vedevo i clienti scettici. E quindi proponevo degli assaggi, apprezzavano e consumavano poi i piatti. Quindi assaggiamo anche il nostro coniglio. Nostro coniglio che la mamma sapientemente preparato. Anche questo è un piatto della tradizione contadina. Nel contado sì. Viveva con i frutti della terra e dall'allevamento degli animali da cortile, il coniglio, i polli e il maiale. Sì. Che spesso però non venivano mangiati da contadini, perché i contadini magari li dovevano vendere magari per comprarsi le scarpe, il cappotto oppure per andare a comprare le medicine. Infatti questi erano piatti che venivano preparati, cucinati e consumati nei giorni di festa. Io vi devo ringraziare perché era una vita che non mi gustavo il coniglio di fieno. Ne servivi decine di porzioni. Sì, ma non. Noi ringraziamo te, ringraziamo Mattia per questa stupenda accoglienza, sperando che tutto ciò serva per portare sempre più in alto la gastronomia, i tartufi della nostra stupenda zona della Toscana, San Miniato.